Buonasera a tutti, buonasera all'Orizzonte degli Eventi Live. Questa sera abbiamo una graditissima ospite, la dottoressa Silvana De Mari. Buonasera, Buonasera. dottoressa, Buonasera a tutti. medico e scrittrice. Poi, se non le dispiace, parleremo anche un po' dei suoi libri, che Grazie. è una scrittrice molto seguita e quindi troveremo il tempo anche per parlare dei suoi libri. Bene, l'argomento di questa sera è un argomento, saranno tanti argomenti, ma vorrei partire da una considerazione, la considerazione che facevamo anche prima fuori onda, la considerazione su questo mondo che si vorrebbe costruire, formato da individui unici, ma non nel senso di unici come pregio, come qualità, ma unici come solitudini, come monadi, come persone profondamente sole, distaccate, senza identità, senza radici e senza speranza. È un mondo questo accettabile? Io direi proprio di no. Lei cosa dice, dottoressa? Ma adesso il buon senso non usa più, in compenso va molto di moda la statistica, quindi possiamo attaccarci alla statistica. Abbiamo una natalità di 1,3 figli per madre, il che vuol dire che ci stiamo estinguendo. Quando le persone si estinguono, in genere sono piuttosto infelici, questo è un sintomo di infelicità. Gli altri indicatori sono il tasso di suicidio: noi non abbiamo mai avuto un tasso di suicidio così alto, nemmeno durante le guerre mondiali. E il consumo di sostanze stordenti, quindi possiamo considerare l'alcol, la cannabis, le altre sostanze ad azione neurotropica, ma anche gli antidepressivi e gli ansiolitici. La depressione è aumentata negli ultimi 60 anni del 1200%, il disturbo fobico anche, quindi possiamo affermare che il tipo di vita che facciamo è acutamente infelice. Solamente in Italia abbiamo 4.000 suicidi l'anno, di cui 800 sono donne e 3.200 sono uomini. Quindi a me pare che in questo momento l'emergenza sia il suicidio maschile, di cui invece non pare freghi niente a nessuno, questi dati scivolano serenamente. Noi possiamo vedere come esempio di civiltà la Svezia. La Svezia da sempre è un faro di civiltà, gli svedesi sono carini, simpatici in gamba, contrariamente a noi che siamo bifolchi e non capiamo niente. In Svezia più del 50% degli uomini vive solo, più del 50% delle donne vive solo, il che testimonia come di sessualità non se n'è mai fatta così poca. Erotismo, tanto, pornografia, tanta, sessualità, pochina. Delle donne che decidono di diventare madri, il 25% lo diventa mediante sperma comprato su internet perché è più comodo e più facile che non tenere una relazione con un maschio. Questo sperma qualche volta è dannatamente pericoloso. Ormai l'epatite B e l'AIDS sono due esami che fanno praticamente tutti, ma nessuno fa, per esempio, i test genetici, che sono costosissimi, numerosissimi e sono specifici. Per esempio, tra Olanda e Danimarca ci sono stati 1.200 bambini fecondati dallo stesso uomo, quindi col pericolo che questi 1.200 poi si incontrino, si innamorino, ma soprattutto. Quest'uomo era un portatore di una malattia genetica gravissima e lui l'ha contagiata apposta ai suoi figli, la neurofibromatosi tipo 1, detto anche neurofibromatosi di von Recklinghausen. È una malattia molto seria dove nascono dei tumori, per carità, benigni, ma nascono sui nervi, incluso quello ottico o quello acustico, e quindi possono succedere anche cose di questo genere. Ma soprattutto siamo una società triste. Non siamo mai stati così tristi. È normale che adolescenti di buona famiglia abbiano dei comportamenti autodistruttivi come l'uso di cannabis che col fico secco che è innocua, il farsi taglio orizzontale sul braccio, che adesso si chiama cutting, se non te li fai pare che non vada bene, oppure l'uso compulsivo di alcol. Non è che bevo il Brunello di Montalcino e poi me ne è scappato un bicchiere di più. No, bevo a canna la vodka, mischiandola con lo zucchero perché evidentemente non mi piace, fino a quando non crollo giù o non vomito. Cioè non è che andiamo a divertirci a bere, andiamo a ubriacarci, ma ubriacarci, a parte il fatto che una picconata sul cervello e sul fegato, io do questa informazione che l'alcol pesante ha un'azione cancerogena, non come la nicotina, ma anche a sua volta ce l'ha, ma come divertimento. Quindi abbiamo delle linee di autoaggressività come non ce ne sono mai avute.
Il nostro tasso di suicidio, ripeto, è superiore a quello che c'era durante la Seconda Guerra Mondiale. E a proposito della depressione, a lei risulta che i farmaci antidepressivi in qualche modo siano meno efficaci di una volta? Adesso noi ci siamo consegnati in mano ai produttori di farmaci antidepressivi, la cui spesa supera in molte nazioni il 50%. Sono addirittura gli anticancro che sono carissimi, eccetera. Per quale motivo siamo tutti depressi? Perché abbiamo picconato sulle cose fondamentali. In primo luogo la famiglia, una famiglia solida. Una famiglia solida ti dà un senso di appartenenza e di piacere. Non sempre, nelle famiglie normali si litigano. Si litiga, ci si tira dei piatti in testa, anche quello è fondamentale, ma ti dà questo senso di appartenenza che ti dà la serotonina alta. Con la serotonina bassa siamo depressi. Abbiamo inoltre smesso di camminare, muovere i grandi muscoli aumenta la serotonina. Non stiamo esposti al sole d'inverno e l'esposizione al sole ci dà serotonina. Siamo diventati post-cristiani, ma la religione è anche un potentissimo fornitore di neurotrasmettitori. Quindi siamo sempre più isolati. Inoltre mancano molti tipi di amore, per esempio l'amore tra fratelli. Adesso abbiamo un esercito di figli unici, che sono spesso figli unici e nipoti unici. Uno che da solo ha sulle spalle due genitori e quattro nonni, che non ha fratelli, che non ha zii, che non ha cugini. È tutta una rete che salta. Io vedo l'enorme differenza di come viene allevato il bambino dalle mie amiche che hanno 4, 5, 6 figli, e com'è invece figlio unico, questa continua sindrome del Messia, ma inevitabile. Quindi non siamo mai stati così tristi, così disperati, ci stiamo estinguendo. Se ci estinguiamo, è verosimile che ci sarà un'altra popolazione che viene su di noi, che giustamente a questo punto presenterà le sue usanze. Quindi non è inverosimile che nel giro di 40 o 50 anni noi saremo una Repubblica Islamica. Nelle repubbliche islamiche vige la Sharia. Perché? Perché il 5 agosto 1990, questa roba non la sa nessuno, è stata firmato al Cairo da 54 ministri degli esteri delle 54 nazioni islamiche la convenzione dell'uomo islamico di seguire la Umma, che è l'insieme dei precetti. Quindi, se noi leggiamo questa convenzione, c'è scritto: è assolutamente vietato uccidere un essere umano, virgola, salvo i casi previsti dalla Umma, punto. Eccetera, eccetera. Questa cosa, firmata, ripeto, nel 1990, più di un quarto di secolo fa, ha determinato la persecuzione delle adulte, la persecuzione delle persone con comportamento omoerotico, la persecuzione dei cristiani, perché Padre nostro che sei nei cieli è blasfemia, visto che nell'Islam noi siamo servi di Dio, non sui figli, e l'apostasia, che vuol dire il tizio che si converte al cristianesimo, al buddismo, un'altra roba. Adesso tutte le nazioni islamiche hanno firmato questa convenzione. Alcune la applicano in maniera moderata, come il Marocco e l'Algeria, altre invece in maniera più radicale, come Brunei, ma tutte la applicano. E questa convenzione è stata interiorizzata anche dall'ONU. Questo è il motivo per cui in questo momento a presiedere la Commissione ONU dei diritti delle donne c'è il magistrato iraniano che ha condannato l'avvocatessa che difendeva le donne che non portavano il velo a 38 anni di carcere e non ricordo quante frustate. Quindi, mentre noi stiamo a disquisire con questi che portano le loro bandiere falso arcobaleno, sono bandiere falso arcobaleno, questo concetto è chiaro. L'arcobaleno ha 7 colori. E sette, primo è vero, la luce si rifrange in 7 colori. Secondo è anche un significato religioso, Dio crea il mondo in 7 giorni. Nella Bibbia 7 è un numero tondo, intero, importante. Si contrappone a 3,5, 1 più il doppio di 1 più la metà di 1, come descritto per esempio in Apocalisse, che vuol dire un tempo parziale, mentre 7 è un qualcosa di intero. La bandiera LGBT ha 6 colori. Perché proprio 6? 6, 6, 6? Ma chi lo sa? E manca l'azzurro. Vabbè. Quindi noi stiamo qui a disquisire con queste signore che sono venute a Verona tirando su questi cartelli dove si parlava soprattutto di regione perineale, evidentemente hanno ridotto la loro vita a quello. Tra 50 anni possiamo essere una Repubblica Islamica, qualcuno se ne rende conto? Oppure potrebbe esserci anche qualcosa di peggio, perché c'è chi dice che la prossimità in una condizione critica di coabitazione forzata senza regole e senza valvole di sicurezza può provocare una guerra civile.
con conseguenze inimmaginabili o immaginabili. È assolutamente vero. In più, noi non siamo in grado di integrare nessuno. Noi non siamo in grado di integrare nessuno perché non abbiamo valori. Quando l'impero romano crollò, tutti furono integrati nel cristianesimo. Non è stata una roba indolore, ci è voluto un po' di tempo, perché c'era questo valore che era il cristianesimo. Adesso noi siamo post-cristiani. Le stesse gerarchie religiose, rinnegando quello che c'è scritto nel Vangelo, negano che dobbiamo evangelizzare i popoli. Questi sono convinti che Gesù Cristo sia venuto a morire in croce solo per loro e i loro parenti di primo grado. Il resto dell'umanità lo lasciamo lì dov'è, tanto tutto uguale. Il risultato è che noi non siamo nessuno e non siamo in grado di convertire nessuno perché non abbiamo valori. E molte persone che vengono da noi hanno una discreta ammirazione per la nostra tecnologia, discreta, non eccelsa, nessuno si faccia illusioni, ma hanno un fondamentale disprezzo per noi, proprio per la nostra mancanza di valori. E se qualcuno ti disprezza, non si integra. Ce lo stanno testimoniando in maniera drammatica gli insegnanti, soprattutto in Francia, in una parte della Germania e Svezia, dove gli studenti, figli di altre civiltà, non hanno l'ammirazione necessaria per rispettare le regole della scuola. Contestano il professore perché sostanzialmente lo disprezzano, perché il professore fa parte di una civiltà che, mi dispiace, non li affascina. Come giustamente dicevo a Arianna Fallaci, l'Islam si ferma per via religiosa. Se pensate di fermarla per via laica, avete perso la guerra. L'unica maniera per fermare l'Islam è: fratelli, adesso vi racconto com'è bella la mia religione. E soprattutto restando fermi sulle proprie posizioni, cosa che un laico per definizione non è in grado di fare. Tra tutti i scusi. Sì, no, poi è interessante come si concilierebbe il faccio che vuoi con la Sharia, che invece pone delle regole ben precise. Ma io arrivo a dire giustamente, perché una società senza regole dove vige il faccio che vuoi è una società che non può andare avanti neanche 5 minuti. Infatti, oppure potrebbe andare avanti se fosse una società chiusa. Andrebbe avanti malissimo, con un alto tasso di suicidi, un alto tasso di depressione perché è una linea di coesione, ma potrebbe sopravvivere. Una società con le frontiere aperte, no. Sì, sì. Al punto tale che oggi, mentre discutiamo su andiamo a Verona, ma le femministe venute a Verona lo sanno che ci sono zone in Francia e zone in Svezia, le cosiddette no-go zone, zone non ci andare, oppure sensibili, ci sono i francesi che usano questo aspettare sensibile, non so cosa voglio dire, comunque vuol dire, per carità di Dio, se ci vai tu rischi il pericolo. Qualcuno sa che in alcuni quartieri francesi, in alcuni quartieri svedesi, addirittura in alcuni quartieri di Bruxelles e di Vienna, donne non islamiche si coprono la testa con un foulard se devono passare a determinati posti, così da sembrare islamiche ed evitare che ci sia qualcuno che si interessa troppo a loro? Noi siamo arrivati a questo punto qui. Ma loro evidentemente non se ne rendono conto, non so, veramente è un mistero questo, perché ci sono stati dei casi, c'è stato Colonia, ci sono le cronache dalla Svezia, dalla Germania, dalla Francia, e però c'è questo slogan ripetuto ossessivamente dell'aprite i porti, aprite le porte, fate, senza rendersi conto di quello che può succedere, e soprattutto aprite le porte a qualcosa che non è per l'emancipazione della donna. Sì, oltretutto con ulteriori danni all'Africa. Certo, prima di che tutto. Che sta perdendo uomini che lì sarebbero uomini validi, eccetera, e che invece hanno una competenza tecnologica insufficiente a poter lavorare da noi. L'unica risorsa che hanno è quello veramente di essere sfruttati in maniera terrificante per poter tenere bassi i prezzi dei pomodori nei supermercati, così che reggiamo la concorrenza con quello che arriva dalla Cina, dove altri schiavi lavorano a costi ancora più bassi. Dall'altro, il sindacalismo è completamente saltato, perché a questo punto lavora chi accetta lo stipendio più basso. E noi abbiamo messo questo su un piano internazionale.
Noi abbiamo le frontiere aperte per quanto riguarda il cibo, cioè, scusate, fatemi capire. Un agricoltore qui deve rispettare una serie di regole, fertilizzanti, quello no. Dopodiché avete le frontiere aperte, sta arrivando di tutto dalla Cina, dove degli schiavi in condizioni apocalittiche coltivano delle robe a prezzi bassissimi. Oltretutto la roba ce la mangiamo, quindi lì è il caso di non scherzare. Questo non lo sa quasi nessuno, ma la categoria che si suicida di più in Francia e negli Stati Uniti è l'agricoltore maschio, il contadino. In Italia non so perché non ci sono dati in questo senso. Perché questo qui magari si è dissanguato, si è fatto prestare i soldi dalla banca per comprare questi macchinari agricoli che sono carissimi. Ha lavorato la sua terra, ha tirato su un raccolto magnifico, dopodiché gli arrivano i container dall'altra parte del mondo con la stessa cosa che lui ha coltivato, più schifosa, con dei fertilizzanti che non si devono usare, con degli anticrittogamici che non bisognerebbe usare, a un prezzo che è la metà di quello che lui può offrire, e lui quindi non può che fallire. Prima lei ha accennato a Verona, è stata al congresso delle famiglie. Qual è l'impressione che ne ha tratto? Proprio degli argomenti che sono stati trattati dentro, non parliamo di quello che è successo fuori perché non ci Sono stati interessa. trattati argomenti tecnici in maniera estremamente tecnica. Sono state mostrate statistiche che ci fanno vedere che dove i genitori sono sposati e riescono a non cedere alla tentazione del divorzio, sui grandi numeri i figli vivono meglio, i figli hanno meno bisogno di essere di terapie psicoterapeutiche, i figli consumano meno alcol, meno cannabis, hanno una scolarità migliore, hanno una maggiore capacità di inserirsi nel mondo del lavoro, hanno una maggiore propensione a sposarsi, a mettere al mondo a loro volta dei figli. Abbiamo visto delle impressionanti statistiche sulla denatalità, sul fatto che stiamo crollando, sull'inverno demografico, sulla tristezza di queste famiglie senza figli, senza fratelli, senza zii, senza cugini. Abbiamo ascoltato Don Di Noto con le sue terrificanti statistiche sugli abusi su minore che stanno aumentando e sul fatto che stiano aumentando le persone con una forte vocazione sadica che provano piacere a vedere sofferenze di bambini. Io l'ho Il ascoltato sadismo. anch'io l'intervento di Don Fortunato e mi ha colpito una cosa che lui ha detto. Abbiamo pubblicato, lui e la sua organizzazione, abbiamo pubblicato il nostro report, non ne ha parlato nessuno. Cioè, una cosa, lui ha citato delle cifre spaventose, 5 milioni di bambini coinvolti nella pedopornografia. Delle cose veramente terrificanti. Ecco, 5 milioni di bambini torturati. e quindi e lui dice: no, abbiamo fatto il nostro report. Si parla di report di cose che sinceramente non hanno questa importanza e non, la stampa non ne ha parlato. Quindi abbiamo un grosso problema, secondo me, a Houston. Certo, l'altro grosso problema è la pornografia. Più del 60% di tutte le cose trasmesse sono pornografia e metà dei siti pornografici sono gratis. La pornografia modifica le linee neuronali del cervello. La persona che guarda pornografia aumenta il suo sadismo, anche perché molta pornografia è sull'aggressione. Il cervello umano è basato sull'abitudine. Se noi lo abituiamo a provare piacere davanti alla sofferenza, lui proverà sempre più piacere davanti alla sofferenza. Nel nostro cervello c'è un antico meccanismo che ci porta a provare piacere davanti alla sofferenza altrui. Il termine mobbing, che vuol dire le persecuzioni sul lavoro, deriva dall'inglese to mob, che in etologia indica il comportamento del branco. Quando il branco ha le spalle al muro, il branco si coalizza, massacra il muro del branco, se lo mangiano, quindi recuperano proteine e una percezione della propria forza e contrattaccano. È il concetto del sacrificio umano. Di tutta la nostra storia. All'epoca dei Romani avevamo il Colosseo e gli altri circhi dove la gente si divertiva a vedere persone torturate e uccise. In totale pare siano stati uccisi circa 5 milioni di esseri umani, non tutti insieme, sparpagliati in tutto l'impero romano nel giro di secoli, ma comunque una cifra folle, e ci si divertiva sempre di più. Quindi
Guardando pornografia, noi stiamo addestrando i maschi alla violenza e al sadismo e al fatto che levano, vedono la donna veramente come un oggetto, ma nel senso stretto, perché così è nella pornografia, cioè c'è la trasformazione dell'altro non in persona ma in cosa. E vengono abituati, tenete presente che il cervello umano è basato su neuroni specchio, noi tendiamo a imitare. Loro stanno semplicemente imitando delle cose che sono state trasmesse da canali perfettamente legali. Poi aumenta anche la mancanza di sesso fatto. Cioè, infatti di sesso non se ne è mai fatto così poco. Di sesso non se ne è mai fatto così poco. Si dice che il 68 sia stata una rivoluzione sessuale, ma col fico è stata una rivoluzione erotica. Di sesso se ne fa pochissimo, la gente è sola. Anche perché nel momento in cui non hai un coniuge vicino, sposarsi vuol dire che per tutta la vita tu dormi in un letto dove c'è un tizio dell'altro sesso. E in linea di massimo ogni tanto qualcosa succede. Dove dormi solo, non è che tutte le sere uno si sbatta per andare in discoteca, sempre che poi in discoteca trovi qualcuno che poi non si sa chi sia e come vada a finire. Non solo, ma più guardi pornografia, più dici, ma chi me lo fa fare? Vai, magari non gli piaccio, devo prima lavarmi i denti, poi prima devo offrirgli qualcosa, poi devo cercare di dire qualcosa di intelligente, faccio prima qui. Per cui più si guarda pornografia, più si diventa incapaci di reggere una relazione. Abbiamo l'esempio della Svezia. E continuo a citare l'esempio della Svezia, perché la Svezia è il primo paese in Europa per gli stupri. Quindi, il femminismo è stato un esempio drammatico di ipersoluzione. Grazie al femminismo le donne sono infinitamente più sole, infinitamente più disperate, infinitamente più povere È in pericolo. e infinitamente più in pericolo. Senza contare la schiavitù del lavoro, che sì, siamo emancipate, abbiamo un lavoro, sì, qualcuno ha la fortuna di avere una bella professione, però... La maggioranza fa l'operaia, la commessa o l'impiegata. Sì. E sbattiti per essere sul posto di lavoro alle 7:30, tira giù tuo figlio alle 6, portalo all'asilo nido. Coi sindacati che chiedono gli asili nidi, ma devi chiedere che mamma stia a casa almeno un anno. A 4 mesi il bambino deve stare a casa con mamma sua e essere allattato. Portate i bambini di 5 mesi all'asilo nido, bene, non hanno le competenze immunologiche. Si ammaleranno 6 volte in un inverno, se va bene, 6 volte gli date il cortisone, 6 volte gli date l'antibiotico e li avete messi su una buona strada per essere dipendenti dal cortisone antibiotico tutta la vita. Sugli asili nido che apprendono bambini al di sotto di un anno, bisognerebbe scrivere nuoce gravemente la salute. Ce lo vuoi portare e portacelo, ma stai facendo un danno. Qualcuno te l'ha detto? Qualcuno ti ha dato la possibilità di scegliere? È talmente faticoso andare a lavorare e tirare su un bambino che la gente al massimo fa un figlio solo, poi per carità di Dio mica mi ci rimetto a fare sta roba, con sti bambini dimenticati sui seggiolini delle macchine, da genitori stravolti, cosa che succede in continuazione, per fortuna non sempre c'è il sole. Sì, giorni fa si è parlato della triptorelina, che è un farmaco che ha vari usi, addirittura viene utilizzato anche in alcuni stati nel cocktail per la castrazione chimica. È un farmaco antitumorale, si usa nel tumore alla prostata. Sì. E viene utilizzato anche per sospendere lo sviluppo in quei bambini che si dice soffrano di disforia di genere. Io adesso le leggo una cosa che ho letto pochi minuti fa su un sito. Non è vero che questo farmaco aiuta il cambiamento di sesso. Sospende l'arrivo della pubertà per dare più tempo per indagare la propria identità di genere. Ma a me non sembra proprio così, no? Cioè, dare un farmaco come la triptorelina a un bambino, addirittura si vedono, YouTube è pieno di filmati di questi bambini piccolissimi, 8-9 anni, la mamma gli regala la scatola del farmaco, si fanno queste punture. Lei che è medico, ci racconti questa triptorelina che... Allora, alcuni pediatri hanno pensato di usare la triptorelina in una malattia, perché i farmaci possono usarsi solo nelle malattie, che è la pubertà precoce.
La pubertà precoce è un disordine endocrinologico per cui si ha la pubertà a 7, 8, 9 anni, quindi con mestruazioni eccetera, e con una statura che resta quindi molto bassa, perché con la pubertà si ha un ultimo allungamento, poi tutto si blocca. Quindi si era usato questo farmaco, nonostante i suoi effetti collaterali, tra cui un rischio di depressione, che non è un effetto da poco, per rimandare la pubertà di 2-3 anni, dove c'era una patologia endocrinologica che si chiama pubertà precoce. Allora altri hanno avuto l'idea di intervenire nella disforia di genere. La disforia di genere, ricordiamo che il cervello umano è basato sull'autosuggestione, più ne parliamo più compare. Questo farmaco, insisto, sospende la pubertà. Peccato che ci dicano i pediatri, confermato in continuazione, che nel 90% dei casi la pubertà risolve la disforia di genere. Arriva questo fiume di ormoni, il bambino dice no, scusate, voglio essere maschio, e la bambina voglio essere femmina. Lo so con certezza perché anch'io sono un caso di disforia di genere, anch'io non volevo assolutamente essere femmina, nel momento in cui è arrivata la pubertà ci siamo messi tutto a posto. Quindi noi evitiamo al bambino quella che sarebbe per lui la cura, perché purtroppo non è possibile per un maschio diventare femmina. Se fosse possibile potremmo anche discutere. Ma noi abbiamo la scelta tra un maschio sano e una creatura che per tutta la vita deve stare sotto farmaci, con tutti i suoi effetti collaterali, che non sarà più un maschio ma non diventa nemmeno una femmina. Nel 90% noi abbiamo un maschio che vuole essere maschio e una femmina che vuole essere femmina. Possiamo dire che queste due strutture siano raccomandabili? E invece no. Noi rimandiamo alla pubertà. Cosa succede? Che il bambino che vuole essere femmina, sempre, questa regola non ha eccezioni, vuole essere femmina perché non si fida della propria virilità. Ha paura di non essere capace di fare il maschio e viceversa. Se gli sospendo la pubertà, il pene gli resta piccolo, non gli crescono le spalle, non cambia la voce, non gli vengono i peli, quindi si sente ancora più inadeguato come maschio. Gli effetti quindi sarà sempre più spinto a diventare una femmina, non è una situazione neutra. Io lo sto spingendo, perché se poi dice ma no, voglio diventare maschio, a questo punto cosa caspita fai? Stai facendo il maschio col pesilino di 2 centimetri? Sì, gli ormoni gli arrivano dopo, ma fai il quindicenne con la vocetta così, con gli altri quindicenni che parlano così, evidente, cioè no, tanto male che fai la femmina. E quindi noi gli diamo la possibilità di guarire, al 90% lui guarirebbe, perché un maschio che vuole essere maschio ed un corpo da maschio, signori, sta meglio. Tra gli effetti collaterali, dolori muscolari, eccetera, depressione, e poi c'è un altro effetto che non è un effetto collaterale, è un effetto diretto. Non è cioè, siccome evita la pubertà, resta infantile anche il cervello. Il cervello del bambino, alcune caratteristiche, mancanza di assertività, facile suggestionabilità, che cominciano a perdersi poi nel passare col cervello, dal cervello dell'adolescente, maggiore ribellione. Quindi resta un cervello da bimbetto. Cosa bisogna fare? Niente. Gli lasci arrivare alla pubertà, anche perché a 12 anni uno non è in grado di intendere di volere. Le linee neuronali del cervello non sono formate. Che un dodicenne dica che vuole essere femmina può anche dire che vuole essere capitano Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi, non ha una maggiore importanza. Quindi arriva la valangata di ormoni, nel 90% dei casi la situazione si risolve. Dove non si risolve, che si fa? Primo, non si fa niente fino ai 18 anni, il che vuol dire che hai 6 anni di tempo, che non sono pochi, per fare una psicoterapia fatta bene da gente capace, per aiutare sia il bambino a il ragazzo ad amare il suo corpo così com'è, sia i genitori a farglielo amare. Perché bisogna anche andare dai genitori e dire scusi, ma lei mi dice, ma sei tale quale a tuo padre, i maschi fanno tutti schifo, non mi ha mai pensato, mi hai detto frasi davanti, se per caso sono scappate, ne parliamo. A 18 anni, se proprio il bambino ci tiene, ma a questo punto deve essere assolutamente adulto, e se proprio non siamo riusciti a fargli cambiare idea, li abbiamo già ridotti al 10% in tutti i casi, allora si può fare qualcosa che sei maschio ti depilo e se vuoi ti metto le due mammelle a silicone, ma non ti tocco i genitali. Come signor Vladimir Guadagno, più conosciuto come Vladimir Lussuria, va benissimo, ma ti tieni i pene e i testicoli, primo perché prima o poi c'è il rischio che tu mi cambi idea, e nel momento in cui cambi idea, per te sei una terribile. Io consiglio a tutti il libro Paper Gender, scritto da un ex trans, dove riporta tutte le terrificanti statistiche sui trans che hanno subito l'operazione, cambiano idea e si bloccano nel rimpianto. Inoltre, sto citando dati statistici, nell'85% dei casi c'è una comorbidità, cioè ci sono altre patologie,
Per esempio, in questo specifico signore lui aveva un disturbo dissociativo che è stato scambiato per un trans. In un discreto quantitativo di persone affette da schizofrenia, che sono circa il 15% degli schizofrenici, che non è così poco, è presente anche una disforia di genere. Peccato che la diagnosi di schizofrenia noi la facciamo a 20 anni. Quindi magari quella disforia di genere era semplicemente un primo sintomo di schizofrenia, eravamo in tutt'altro campo, l'ultima cosa che dovevamo fare è metterci a fare operazioni e altre cose. Quindi dare questo farmaco ai bambini con disforia di genere è senza alcun dubbio un caso di accanimento terapeutico. Col termine accanimento terapeutico si dice quando si dà un qualcosa di completamente sproporzionato. Fra l'altro è ancora peggio, perché lei ha parlato di bambini di 12 anni, ma io ho visto oggi un video con bambini di 4-5 anni, cioè quando proprio non è ancora... hanno già per la verità l'idea di essere di quello che sono, perché non è che il bambino deve arrivare a 18 anni per capire che cos'è. Io vedo delle figlie di mie amiche che dicono io sono una femmina, il bambino dice io sono un maschio, cioè hanno un'idea di hanno un'identità i bambini, ce l'hanno. Però non è, come dice lei giustamente, non è definitiva, non è definita, ha bisogno di seguire il suo percorso evolutivo. Ma a 4-5 anni iniziare delle terapie, oppure io ho l'impressione che appena un bambino, magari come succede per suggestione della madre, più della madre, o dei libri, o delle narrazioni. Adesso tutti i libri per i bambini, c'è il bambino che deve diventare bambina e viceversa. Delle narrazioni su Real Time o delle serie televisive. Sì, ma infatti ci sono decine di commentari su questi bambini. Quello che mi sconvolge è che sono bambini, come ha detto lei prima, fissati in una dimensione infantile artificiale. Certo. Che, mi scusi, il sogno del pedofilo. Non volevo dirlo. Io lo dico. Denuncia, ci vado più soft, ma non volevo dire con questi bambini con le gonnelline arricciate, eccetera, oltretutto con dei terrificanti stereotipi di genere. Sì. Perché io mi trovo il maschietto truccato, ma non è che la dodicenne o la bambina di 10 anni femmina bisogna truccarla, tutt'altro. Sì. Oltretutto, i vostri bambini hanno una disforia di genere? Benissimo, allora andate sul neutro, vestiteli con jeans e maglietta. Che non si. Cioè, e se si chiama Marco, non deve chiamarsi Greta, può chiamarsi Marco, che può essere sia Marco che Maria, ma andate sul neutro, non andate sul femminile. Anzi, sullo stereotipo femminile, balze, collanine, rossetto. Perché una bambina di 12 anni non si concia così? Sì, che poi alla fine diventa un'ipersessualizzazione del bambino, non è e diventa una spinta, gli state facendo saltare i ponti alle spalle. Lui non può tornare a essere maschio. Ha già un nome femminile, altrimenti delude tutti. Quindi ha detto 10 volte io vorrei essere una femmina, perché? Perché si sentiva inadeguato rispetto al padre, si sentiva inadeguato rispetto ai fratelli, magari non lo sapete, a scuola è successo un abuso o qualcosa del genere. Quindi dice questa fesseria e si trova ormai incanalato in un tunnel in discesa da cui non riesce più a scappare. E poi perché quello che io mi domando... La vita è bella perché si fanno tanti cambiamenti. Noi cambiamo sempre. Voi date per scontato che la sua mente non cambi. Leggete il libro Paper Gender. Mi spiace che non posso mostrarlo perché non ho pensato a tenerlo sull'altro tavolo. Dove c'è un ex trans che racconta come il maggior chirurgo della cosiddetta cambiamento di sesso, che non esiste perché il sesso non si cambia, non può essere riassegnato, che è un bravissimo chirurgo serbo, abbia smesso di lavorare perché la gente gli tornava indietro dicendo per favore rimetta tutto come prima, dato i miei testicoli o meglio buttati via, c'è pazienza, faccia quello che può con quello che rimane, mi ridia un aspetto maschile. La Svezia, che tiene bene le statistiche, dice che le persone che hanno subito l'operazione totale moltiplicano per 10 il loro rischio di suicidio. E non è perché la gente è transfobica,
Inoltre, una volta che noi accettiamo che uno si senta femmina, tutti gli altri siamo costretti a mentire. Se lui si sente femmina, io devo dirgli signora, anche se per me è un maschio. Quindi sono costretta a mentire. Devo seguire la sua dissociazione dalla realtà. Perché se io mi stacco dalla realtà, signori, si chiama dissociazione, e c'è scritto sul vocabolario. Se hai un corpo maschio e ti senti femmina, ti stai dissociando dalla realtà. Io però devo mentire con te, perché se non mento, se mi rifiuto di mentire, mi becco 6 mesi di prigione e non so quanto, che multa in Canada. Ma anche il discorso di questa irreversibilità di questi processi, perché un conto, come dice lei, teniamolo sul neutro, poi deciderà fra 2 o 3 anni, può darsi che ritorni, che cominci ad apprezzare il proprio sesso, oppure che continui questo processo di riassegnazione psicologica, più che fisica, psicologica. Certo. Rispettiamo questa scelta, nessuno vuole impedire che uno si realizzi, però se noi li spingiamo a una scelta definitiva, poi non osa più dire a mamma, papà, che hanno convinto tutti i compagni di scuola a chiamarlo col nome femminile, no, ma io veramente voglio tornare come prima. Non si rendono conto, ma lo stanno mettendo su una strada in discesa. Questo ha detto una serie di fesserie quando era in un'età in cui, primo, la gente non capisce un fico, secondo, è disposta a dire qualsiasi cosa pur di essere al centro dell'attenzione. Quando invece magari poi appunto si rischia magari somministrando un farmaco che causa la depressione, uno dei motivi che ha giustificato l'inserimento della triptorelina nel prontuario proprio per il trattamento della cosiddetta disforia di genere è che aiuterebbe, eviterebbe il suicidio, ma se causa la depressione a casa mia lo aumenta il rischio di suicidio. Scusate, la casistica degli inferiori di 18 anni che si sono suicidati per disforia di genere, esattamente quanto è? La casistica dei trans che si sono suicidati dopo l'intervento è mostruosa. Viene in mente anche il famoso Money. Il famoso Money che in dei testi universitari è descritto come una geniale persona che ha intuito che si possa essere nella mente sbagliata. Ho letto testi universitari dove non si descrive quello che Money veramente ha fatto e chi veramente era. Money era tra l'altro il presidente della società pedofila americana, giuro, esiste, lui era il presidente, il quale fece questo orribile esperimento, una coppia di marito e moglie, non troppo astuti, se volete la mia opinione, ebbe due gemelli monozigoti. Nel fare l'intervento di fimosi, uno dei due gemelli, ci fu un incidente all'elettrobisturi, il quale dette fuoco al piccolissimo pene che dovette essere amputato. Morale, questo bambino aveva 2 testicoli sani e un pene molto corto. Arriva Moni e convince i genitori, e scusate, ma non c'era un tribunale dei minori, a castrare il bambino, che secondo il codice penale italiano è lesione dolosa gravissima. I genitori non avevano assolutamente il diritto di dare questa autorizzazione. Questo qui li riempie di chiacchiere, dice, ma non sarà mai un maschio, lo sfottono tutti, trasformiamolo in una bambina. Sì, perché la bambina è una specie di eunuco. Questo bambino per tutta la vita voleva essere un maschio, urinava in piedi, eccetera. Money abusò di entrambi i bambini sessualmente. A un certo punto il bambino trasformato in femmina scoprì la verità. Riuscì a trasformarsi in maschio, seppure senza testicoli, e denunciò Money, ma non portò a fine il processo perché a un certo punto si suicidò. Una storia atroce e Money è presentato come un vincitore. Il fatto di... adesso mi pare che l'abbia detto, guardato un suo video dove lei aveva parlato dell'incidenza, insomma, della disforia di genere aumentando che non è altissima, però aumenta per quel fenomeno esponenziale, perché c'è una spinta culturale a non accettarsi come si è sostanzialmente. E ci sono i libri per ragazzi che ti dicono che è una roba bellissima.
Dobbiamo modificare il nostro corpo, non dobbiamo accettare la faccia che abbiamo, il corpo che abbiamo. Dobbiamo cambiare, ma cambiare senza sapere dove andiamo a finire, no? Certo. Se ci piaceremo dopo l'intervento. E questo appunto riguarda anche l'accettazione di sé. Quanto sarebbe bello se questi bambini, magari aiutati in altro modo, ad accettarsi, Infatti. aiutare, ma anche i genitori, perché il problema è anche dei genitori che evidentemente non accettano alcune loro tratti. Ecco, aiutare veramente chiunque a essere se stesso. Ad essere in pace col proprio corpo. Noi possiamo chiedere, noi abbiamo assoluto diritto di volere variare il nostro corpo, nel senso di volerlo più forte, più atletico, di avere una maggiore resistenza nella corsa o nel nuoto, meglio ancora nella camminata, di volerlo più sano, di amarlo di più, di volerlo forte, sano, privo di farmaci, resistente, atletico, perché se sei in grado di camminare per 4 km puoi fare passeggiate bellissime, eccetera, ma poi dobbiamo accettarlo, perché il nostro corpo è il nostro primo pezzo di realtà e quindi noi dobbiamo accettare la realtà. Noi non possiamo cercare di modificare la realtà oltre i limiti in cui non è modificabile. Quando io dico, io tra i sogni che posso avere, può esserci scrivere un nuovo libro, non avere un nuovo bambino, perché ho 66 anni, quindi non ha senso. Tra i sogni che posso avere potrebbe essere, che ne so, diventare sceneggiatrice, ma non diventare campionessa di patinaggio artistico, primo perché non so patinare, secondo perché a 67 anni è impensabile che possa fare il training necessario. Quindi noi non dobbiamo dissociarsi dalla realtà. E poi noi dobbiamo avere il primo sogno e vivere in equilibrio con il nostro corpo, con la vita che ci circonda. Parliamo un attimo a proposito di accettare quello che la vita ci dà. Per esempio, ci sono delle persone che per tanti motivi non sono destinati a non diventare né padre o madre, no? E però c'è questa idea adesso che un figlio non si nega più a nessuno. Cioè, qualsiasi... Il figlio è una persona, non è un diritto, ed è la persona più ricca di diritti che dovrebbe esistere, cioè quello di cui i diritti sono più sacri. Quindi un bambino ha diritto di nascere in una famiglia amorevole e di avere e di essere allevato dai suoi genitori biologici, perché le statistiche, visto che il buon senso non si nomina più, ci dicono che queste sono le condizioni ottimali. Le statistiche ci dicono che nella famiglia biologica ci sono abusi sui bambini. Dove qualcuno dei genitori non sia parente del bambino, questi abusi si moltiplicano per 20. Il bambino deve a sapere di essere figlio di quelle due persone, altrimenti il suo senso di identità vacilla. I bambini adottati hanno una ferita primaria, come ben sanno gli eroici genitori adottivi, che si trovano di fronte su una persona che ha già una sindrome d'abbandono. Noi abbiamo un'idea molto disneyana dell'adozione, ma i genitori adottivi ci testimoniano che dentro i loro bambini ci sono dei fiumi di dolore che ogni tanto saltano fuori. Ma questi bambini hanno dei genitori innocenti, questi genitori non sono responsabili del fatto che li hanno adottati, anzi sono due genitori meravigliosi che sono venuti a colmare un bisogno del bambino, non sono loro che hanno bisogno del bambino, è il bambino che aveva bisogno di loro. E loro si sono messi in una condizione di servizio. Il discorso degli uteri in affitto, questo termine così brutto, schifoso. Non è che venga interessato solo l'utero. In realtà gravidanza per altri è un termine più corretto, perché è tutto il corpo della donna che è interessato alla gravidanza. La mente, le mammelle che aumentano, i piedi che aumentano di mezzo numero, si rischia il diabete, si rischia un'eclampsia, a volte ci si rimette una biotria. Tutto il corpo della donna aspetta la maternità. Tutti i globuli bianchi della mamma si fermano davanti al piccolino, anche se il piccolo ha un patrimonio genetico diverso. È tutto il corpo della donna che aspetta il bimbo, è tutto il corpo della donna che sarà ferito della sua assenza. E ovviamente
per avere un figlio a tutti i costi, costi quel che costi, perché costa anche molto, è una cosa Sì. che non viene regalata. Sì, ma adesso i costi si stanno sempre più abbassando, eh? Se Sì. uno va su internet adesso 20.000 dollari e ti trovi il bambino in braccio, i costi si abbassano sempre di più. Però la cosa inquietante è che ci sono queste cliniche dove si può proprio, diciamo, farsi un figlio su misura, secondo i propri, le proprie volontà. E c'è una dicitura che dice consegna del bambino sano. Ecco, io mi domando, e se il bambino non è sano, che Si cosa domanda alla mamma succede? di abortirlo, oppure in molti casi i bambini sono stati abbandonati e sono rimasti o con la mamma o addirittura finiti in orfanotrofi. Quindi c'è una mercificazione totale. C'è una mercificazione totale di tutto. Ma è strano che chi si batte per l'emancipazione dei popoli non si renda conto che questo seguire il fiume dei desideri senza limiti va a danneggiare proprio quei Va a popoli danneggiare che proprio i più deboli. E proprio i più quelli deboli, che più prima poveri. di tutto dovevamo proteggere. Il primo compito di una civiltà è proteggere la madre e il bambino. E proteggere il bambino, proteggere la madre e il bambino e il legame madre-bambino. Quando una società non fa più questo, è diventata una società che sta rinnegando anche l'etica minima. Lei ha lavorato anche in Africa come medico. Sì, all'ospedale di Bushulu, nell'Etiopia meridionale. Nell'agosto nell'estate del 86. Là com'è questo rapporto madre-bambino? C'è una siamo solo noi civiltà occidentale a. Ma io ero in una regione di fortissima religiosità copta, quindi era veramente di altissima morale. Io avevo 32-33 anni, 33, quindi insomma ero una donna certamente più giovane di adesso. Finivamo di lavorare in ospedale verso le 4 o le 5, anche perché cominciavamo molto presto al mattino, alle 6 del mattino, anche perché alle 5 si svegliavano gli uccelli, un chiasso infernale, quindi non si poteva più dormire. E io alle 5 del pomeriggio, con la mia macchina fotografica al collo, da sola, camminavo per le colline attorno a Bushulu, avendo addosso, oltretutto, dei valori come la fede, la macchina fotografica, l'orologio, la maglietta, le scarpe da ginnastica, insomma, avendo l'assoluta certezza che il mio unico problema sarebbe stato una coda di bambini che a un certo punto mi seguivano. Quindi le famiglie erano ovviamente fortissime. Spesso mi invitavano nella capanna, mi offrivano un bicchiere di latte caldo. La divisione maschi-femmina era bellissima perché i maschi lavoravano la terra, tra l'altro spesso non avevano neanche gli arato. Quindi dovevano girare le zolle di terra caricandole sui bastoni e girandoli, era un lavoro di una fatica bestiale. E quindi i maschi si occupavano di agricoltura perché ci voleva una forza fisica e le femmine invece di pastorizia. Quindi c'erano queste bambine che portavano in giro le vacche e le bambine e solo le donne nel Sidamo erano armate di lancia, i maschi no. Quindi erano armate solo le donne perché le donne dovevano potersi difendere. Tutta la società era basata sul fatto che le bambine avrebbero fatto le pastorelle e che nessuno le avrebbe aggredite. L'aggressione sessuale, lo stupro, era un crimine totale, voleva dire mancare di rispetto a una donna, mancare di rispetto alla società, mancare di rispetto a Dio, mancare di rispetto a tutti, al punto tale che non avvenivano. Io non ho mai saputo di un caso, nessuno mi ha mai detto, ma scusa, ma vai a girare da sola a 3 chilometri dall'ospedale, ma sei scemo? Quindi era un luogo di moralità altissima. Era un luogo tutt'altro che ricco, ma nemmeno povero, nel senso che ognuno aveva i suoi campi, le sue vacche, il latte, queste capanne bellissime circolari, tutti in chiesa la domenica, e quindi era,
Io ne ho un ricordo splendido. Però non avevano la tecnologia e quindi qualcuno ha pensato di portare, che dovrebbero, la tecnologia, no, come la distruttrice di No, tutto la tecnologia il deve essere al servizio dell'uomo. Se la tecnologia distrugge l'uomo è perché si è persa l'etica, non è colpa della tecnologia. per come è intesa oggi. Il cosiddetto transumanesimo, il cosiddetto sostituire gli uomini con le Il macchine. cosiddetto transumanesimo nasce dalla perdita di etica. Dove l'etica sia molto forte, possiamo anche permetterci una tecnologia forte. Anche se nessuno si sognerà mai di sparare uno spermatozoo in un ovulo, in una provetta, perché quello si sarebbe stato meglio non farlo e non farlo mai. Neanche per curare una sterilità. Cioè, ci sono punti che non bisogna superare. Ci sono momenti in cui bisogna fermarsi. Dire va bene, ragazzi, è andata così, pazienza, uso la mia tenerezza per altro. C'è questo ne parlavo anche con un'amica che ha partecipato a una mia trasmissione precedente. Si parlava un po' dello scientismo. Lo scientismo che sta, a volte si spaccia per scienza qualcosa che in realtà è soltanto un'opinione. Sì, in realtà è la negazione della scienza. Quanto è importante invece mantenere la scienza sulla sua strada, sul suo senso profondo, che è quello di dubbio, che è quello di replicabilità, di. Esatto, le scienze sono la fisica, la chimica. La medicina non è una scienza. La biochimica è una scienza, la medicina no. Lo sarà forse in futuro, non credo, ma il giorno in cui avremo la conoscenza molecolare di ogni individuo. Fino a quel momento la medicina non è una scienza, tutte le affermazioni in medicina sono state semplicemente delle opinioni. Vorrei ricordare che i medici hanno glorificato la lobotomia, oltre ad averla praticata, che parecchi medici, non un numero così piccolo, dichiarò che le sigarette Camel facevano particolarmente bene e che fumare faceva bene. Vorrei ricordare che gli psichiatri sovietici, molti dei quali immagino fossero in buona fede, hanno dichiarato che chi non amava il partito doveva essere internato in manicomio perché era completamente fuori di testa. Vorrei ricordare i tubercolotici curati avvolgendoli in lenzuola bagnate e facendogli passare la notte così, non sono guariti. Vorrei ricordare gli psichiatri austriaci che durante la Prima Guerra Mondiale convincevano i soldati traumatizzati a tornare in trincea a forza di scariche elettriche. Quindi, chiunque affermi che l'ha detto la medicina, quale, quando, come, com'è successo, esattamente dove è successo, l'unica cosa di cui disponiamo in medicina sono le statistiche. E adesso in alcuni casi anche osservazioni dirette. La psichiatria purtroppo non ha ancora il controllo dell'anatomia patologica, il veterino, quindi è completamente aleatoria. Ricordate che per decenni i pochi medici che osavano dichiarare i danni del fumo venivano denunciati per diffamazione. Quindi spesso si spaccia per scienza quello che non è. La medicina non è una scienza, meno che mai la psichiatria, meno che mai la psicologia. Le neuroscienze possono darci qualche informazione di più. Ed è importante perché adesso la psicologia ha conquistato il mondo. Tutto si fa attraverso lo psicologo. Molte persone pensano che lo psicologo possa essere oggettivo, che è una contraddizione in termini, è una forma incredibile di ingenuità. E poi non è neanche più la psicologia che ho studiato io, è tutto proprio una cosa come non mi ritrovo più Sì, ma tanto assolutamente. cambia ogni 6 mesi, ma in tutti i casi, oltretutto nel momento in cui una persona va dallo psicologo e mostra il problema cambia perché è modificato dall'osservatore. Ma è evidente che lo psicologo metterà lì dentro le sue idee, la sua soggettività. Pensare che possa essere una creatura oggettiva è terribilmente ingenuo. Io volevo finire questo nostro piacevolissimo incontro, è stato veramente un piacere parlare con lei. Grazie. Volevo citare i suoi libri perché Silvana De Mari è una scrittrice, ha scritto molti libri per
per l'infanzia, si può utilizzare questo termine? No, non ho mai scritto libri per l'infanzia. Cioè no, pochissimi. Allora, i miei libri sono fondamentalmente per ragazzi. Per ragazzi, ecco. Che è un concetto diverso, quindi vanno benissimo anche per gli adulti. Ecco. Comunque, li sconsiglio di sotto i 12-10 anni. Arduino e Rinnegato è un libro bellissimo, dai 14 anni in su, è la storia di un orco che combatte per gli uomini. L'ultimo Elfo del 2004 ha vinto anche il premio Andersen e il premio Bancarellino. Sì, poi negli Stati Uniti ha vinto il premio American Library Association dei bibliotecari come miglior libro per ragazzi tradotto. Arduino e Rinnegato è il suo prequel. L'ultimo elfo è una storia molto tenera, quest'elfo è una creatura estremamente dolce, mentre Arduin è un orco. E sono due figure simmetriche, ma sono sostanzialmente due innocenti. E poi l'altra storia invece è la saga di Anya. Lo stupro è un argomento che mi ossessiona, ne parlerò giovedì sera alla trasmissione su Rete 4 Diritto e Rovescio. Ne parlo in miei moltissimi libri, e in questo libro una principessa viene stuprata addirittura da un demone, quindi concepisce questa bimba cattivissima, bellissima, insopportabile, un castigo di Dio. Ma questa bimba per metà è figlia di mamma, quindi ha libero arbitrio. E così si umanizza e impara a combattere per la libertà e per la giustizia. E l'altro libro che amo moltissimo, pubblicato da poco, è Io mi chiamo Joseph, che è la storia di un ragazzino di origine nigeriana che finisce in Italia attraverso un racket micidiale, riesce a liberarsi dai suoi aguzzini, diventa una specie di mezzo delinquentello, però riescono a rimetterlo sulla strada giusta. In realtà lui è Joseph nel massacro e conserva dentro di sé questo evento atroce, l'unico sopravvissuto di un massacro di cristiani in Nigeria. L'altro argomento di grande attualità, perché in questo momento stanno avvenendo dei grossi massacri proprio ai danni dei cristiani. Nell'indifferenza generale. È il gruppo etnico maggiormente perseguitato in questo momento, nell'indifferenza generale. E poi anche lei ha scritto, l'ha proprio pubblicato l'anno scorso, Non facciamoci imbavagliare. Sì. Che è, invece non è... È un libro che racconta i miei due processi, io in questo momento ho due processi per diffamazione. Quindi racconta, ci sono riportate le denunce, ci sono riportate non la parte corta che si usa in tribunale, proprio la denuncia tutta, l'ho pubblicata tutta perché anche gli altri devono avere diritto a dire la loro. Quindi ci sono le mie memorie e la loro denuncia, che la gente legga e giudichi. Nella prefazione c'è un bellissimo articolo di Nicolosi, che è uno psicologo, psicoterapeuta, che ha elaborato la cosiddetta teoria riparativa. E sul finale c'è invece un lungo articolo dedicato alle donne, che sono quelle che mi interessano di più perché sono la maggioranza, sono il 50% della popolazione, dove spiego i danni del rapporto anale. Mi scuso per l'argomento, ma adesso è pubblicizzato sui giornali femminili e sui libri per bambine come cosa normale, negandone tutti i terrificanti conseguenze. Quindi io scrivo di queste conseguenze. Hai in progetto un nuovo libro? Sì, sto scrivendo il seguito di Joseph e il seguito di Anya, perché amo moltissimo questi due libri che non sono terminati. Che tra l'altro, due storie. Parlando così con dei ragazzi di 12-13 anni oggi, mi dicevano sì, la conosciamo, leggiamo i suoi libri. Sono molto belli, quindi la notizia che uscirà un nuovo libro li renderà molto felici. Grazie. Bene, io ringrazio moltissimo la dottoressa Silvana De Mari per questo bellissimo incontro. Finalmente ho avuto questo piacere di conoscerla, di parlarci, e la ringrazio e speriamo di, insomma, che ci siano altre, magari in futuro, altre occasioni di confronto su altri argomenti. Benissimo. Grazie. Arrivederci, buona giornata. Grazie. Buona serata. Ciao a tutti, buonanotte.